Ah, siamo con Lopez del Palmarola che ha siglato una doppietta pesantissima in una partita difficilissima, iniziata sempre a inseguire. Insomma, raccontaci un po' la tua partita e come è andata nello spogliatoio, magari nel secondo tempo vi siete ripresi psicologicamente. No, sì, al primo tempo abbiamo avuto un po' di difficoltà perché ovviamente la squadra è un'ottima squadra a loro e soprattutto giocare con abbiamo avuto un po' di problemi anche con le persone perché eravamo contati. Siamo arrivati da circa 3 settimane fermi, quindi dovevamo prendere un attimo i ritmi, dovevamo prendere bene le misure. Una volta prese le misure, una volta trovato i compagni, poi per il carattere che ho era pure una questione più di mentalità che di altro. Una volta trovata la tranquillità, poi siamo riusciti a prendere le giuste misure. Con questi 3 punti pesanti si nutre ancora il vostro sogno playoff, immagino, anche una partita da recuperare. Come la vedete, la strada da qui alla fine del campionato? Io penso che ogni partita non sia a sé, nel senso che in questo campionato soprattutto giochi con la prima, giochi con l'ultima, non sai se vinci, insomma, non è sicuro niente, ecco. Quindi noi ce la vediamo partita per partita. Certo, perfetto. Allora, complimenti per la partita, per la doppietta e per la vittoria. Grazie mille.